Siro ospita una cornice veramente sensazionale, Freedom Team contro Monsters. Una partita entusiasmante perché entrambe le squadre rischiano davvero un crollo definitivo. I Monsters sono a un punto dopo 5 giornate, questa è la sesta infatti, e dopo 5 partite il Freedom ha soltanto 4 punti. Hanno bisogno di vincere entrambe le squadre, soprattutto i Monsters. Di Marantuc, un Joshua molto felice comunque che la squadra oggi sia in forma per questa partita importantissima. Beh, stando alle statistiche, il Freedom ha subito molto di più rispetto ai Monsters, ma i gol fatti sono molto a vantaggio del Freedom, quindi da una parte c'è un vantaggio, dall'altra parte c'è uno svantaggio per entrambe le squadre. È una partita dove entrambi gli allenatori si giocano solo il posto, perché John della Cruz, insomma, Michael Turner è uno severo, lo conosciamo, uno che non sopporta essere, insomma, prima al centro dell'attenzione e poi perdere tutto questo. Secondo lui è meglio rimanere nella media, dice vabbè, è una squadra discreta, non possiamo attenderci magari troppo da questa squadra. E invece avere le luci della ribalta, come abbiamo visto nelle prime due partite, e poi nella, insomma, nelle amichevoli, e poi finire in questo fosso senza via d'uscita, mi sembra davvero un brutto futuro per Michael Turner, che vorrà certamente rifarsi. Però attenzione qui, Monsters, le parole di Joshua Mutu sono state precise: io do fiducia a Marantuc perché sa guidare una squadra. Sulla nera qui, cross per Canna, che oggi ritorna come punta centrale dei Monsters. I Monsters che però oggi giocano fuori casa e quindi magari hanno uno svantaggio dal punto di vista ambientale, sì, anche psicologico. Amuto ha parlato anche di problemi psicologici dei giocatori, ovviamente psicologici intendono che non sono mai tranquilli magari. Sulla nera qui, cambia, bellissimo gioco per Kavlic, che lui è un sinistro messo a destra, potrebbe raccentrarsi, vediamo qui se riesce. Kavlic se ne va, fallaccio qui di Metraschenko, a battere Fesok, calcio punizione da ottima posizione, palla qui in mezzo ribattuta dalla barriera, poteva tirare molto meglio Fesok. Kavlic, pallone verso la nera, attenzione qui sulla nero, se ne va, un passa, notte in corno, grande difesa la sua, poi Matruska, Orejkan qua anticipa tutti, Ciabatta è da solo il bomber del Freedom, palla in profondità per Ciabatta, c'è Stankov, buona difesa la sua. Guardate un Civolia, Kavlic, Canna, Civolia, Kavlic, giocano adesso molto bene i Monsters, giocano meglio i Monsters che il Freedom, eh? Strana questa cosa. Mamori, Ciabatta, Mamori, Apua, messo lì davanti, non fa passare nessuno quest'oggi. Giulia, palla in profondità ma non trova Kavlic. Ancora Giulia per Kavlic, sempre liberissimo. Kavlic, non se la mette in mezzo, il cross è buono, ribattuto. Permessa laterale. Inizia a fare qui in mezzo per la testa di Canna, che non lo trovano però. Priceless, alza la sua agilità, pallone è buono per incazzato, c'è un grande destro, grande tiro incazzato, c'è qui, si ferma, è il grande anticipo qui del capitano Matruska. Canna, sulla nero, Apua, Canna, gira bene per Kavlic, qui sbaglia però il croato, Ciabatta recupera, attenzione, contropiede del nigeriano, incazzato, ci gira per Priceless, americano molto bravo per Orejkan, Ciabatta, attenzione, Priceless lo mette nel mezzo, si fa spazio, Priceless non passa, Ciabatta, poi il pallone sulla sinistra è cazzato, dice poi Matruska al barone, può allontanare, eh sì, quel Freedom troppo marchingegnata la manovra, troppo meccanica, diciamo, la manovra offensiva della squadra di John Dracus, che dovrebbe più puntare dritto che, insomma, le giocate un po' così ai preziosismi, diciamo così, ci dovrebbe essere più concreta sotto l'area di rigore, insomma. Dando la luce, attenzione, è liberissimo dall'altra parte, incazzato, il circuito non trova
Vediamo cosa fa Incazzatovic. Pallone in mezzo, sbaglia totalmente a Pua Cavolic. Attenzione allo scatto di Dan. Tacci Pua, anticipa tutti. Pallone per Priceless, che è liberissimo. Attenzione Priceless. Priceless mette in mezzo. Droga la passua. Sicuramente adesso il Freedom ha preso maggior possesso di palla, ha preso maggiore vigore in questa partita. Se però Giulia è in anticipo, palla qui per Cavolic, attenzione Cavolic, si è più veloce di notte in corno, comunque abbastanza veloce. Palla in testa qui Cavolic, Giulia palla in mezzo, ma Mori allontana. Forse dovrebbero cercare più la testa di Ganna se vogliono ottenere qualcosa. Matruska, Giulia incazzato, ci recupera molto bene. Priceless la spazza adesso, pallone per Orecchion, no? Che deve controllare la grande anticipo qui, no? C'è il fallaccio di Stankov. Arriverà il primo cartellino giallo della partita per Stankov, un giocatore che commette numerosissimi falli. Qui Orecchion se n'era andato. L'arbitro vede un fallo, insomma. L'arbitro della partita, della contesa, e Kalonski con la N, ovviamente, anzi a quel tiro va da fuori. Fesok, Giulia, Stankov. In corno recupera su Giulia, ma c'è fine pro tempo decretato dall'arbitro Kalonski. Pro tempo insomma non bellissimo, non ci sono state palle gol. Ora 5 minuti di break e torneremo per questa sensazione.